Persefone, figlia di Demetra e di Zeus, è la protagonista di uno dei più bei miti dell'antichità. Ade, re degli inferi e fratello di Zeus, rapisce Persefone mentre sta raccogliendo un narciso in un campo e la trascina con sé nel mondo sotterraneo. Demetra, sua madre, impazzita dal dolore, si vendica mettendo a soqquadro la natura e ordinando alla terra di non dare più alcun frutto. Zeus, preoccupato per la sorte degli uomini, invia Hermes, messaggero degli dei, negli inferi per riportare Persefone dalla madre. Ma Ade, nel tentativo di trattenerla, fa mangiare a Persefone dei chicchi di melograno. Ottiene così un compromesso. Persefone trascorrerà con la madre sulla terra 6 mesi dell'anno e con lui negli inferi i restanti 6 mesi. A questa poetica spiegazione dell'alternarsi delle stagioni e al mito di Persefone si ispira lo spettacolo di Bob Wilson rappresentato a Firenze. My name is Persephone and I have a longing. I like to take walks down by the dark river where all the most innocent flowers grow. And I like to take naps in the shadow of a rock. My heart thumps. My head is ringing. My name is Hades and I always make the first move. I come up to a girl in the club so fast, I'm like darkness made visible. A bit of sound that turns into a voice. Meeting me is like falling down a rabbit hole. It happens so fast, she doesn't know what's happening. A couple of whiskeys and we're out the door. It happens so fast, she doesn't know what's happening. We get into my car and drive away. We sit on a rock at night in the middle of the park, looking towards the twinkling lights of the city. With me, she will come to enjoy all artificial light. The electricity, neon, fluorescence, the cold light of a refrigerator. Who are you? Hades. Where do you think we're going? To a land where things grow by the light of the moon. Cloudy pillows. I love baking in the warm electrons of the air, the way a river disappears around a bend, the sounds the birds make when they're surrounded by leaves, the magic that turns clouds into rain.
La prima volta che ho pensato a Persephone fu quando presi in esame l'ipotesi di fare qualcosa su T.S. Eliot e la Terra Desolata. Nella Terra Desolata ci sono alcuni riferimenti all'antica Grecia, alla Francia e alla Germania medievale e all'epoca contemporanea. Lo spunto venne quindi dal mio interesse per T.S. Eliot e la Terra Desolata. Non posso raccontare la storia, bisogna viverla. Non racconto mai la trama. Ognuno ne ha un'esperienza diversa. È qualcosa che vedo e che sento. Quello che vivo e che sento è un'esperienza ed è un modo di pensare. Lui quando crea uno spettacolo, e quindi anche il nostro spettacolo, non dà delle spiegazioni sulla natura del personaggio. Si mette là davanti e crea una sua coreografia e la crea lui stesso, nel senso che ti fa vedere quali sono i gesti e poi sarà compito tuo, assieme agli assistenti, riprodurre quello che lui ha fatto. E se in un primo tempo questo può sembrare quasi riduttivo sulla libertà dell'attore, in realtà poi a un certo punto, ma ci vuole anche un po' di tempo, ti permette di coprire quegli spazi che lui invece non ha coperto con la tua stessa personalità, per cui ogni volta, ogni attore mette parte di se stesso in quello che lui fa creare. Ed è una cosa molto interessante perché si passa attraverso una serie di stadi di consapevolezza. All'inizio è abbastanza complicato, abbastanza difficile, tutto quasi matematico. Alla fine tutto diventa fluido e naturalmente interviene la musica, intervengono le luci, e il tutto diventa un'amalgama perfetta, perché è questo uno delle sue cose fondamentali. Lui con poche linee riesce a disegnare un quadro perfetto, essenziale. All'interno di Persephone io sono Zeus, pur essendo il padre degli dèi, quindi colui che dovrebbe avere il gran potere, viene rimproverato anche alla Demetra, che è alla ricerca di Persephone, che le dice, ma insomma non vedi che senza il tuo intervento in questo momento la terra è sconvolta, la terra è diventata arida. Devi fare qualcosa adesso, subito. Senza Persephone la terra è persa. Non hai notato gli uccelli volare alla rovescia? Ive stabulia cupetum prostapisso? Le cime rasate dei monti? Xismenes corifestol vunò? Le stelle crepitanti nel cielo? Tasteria puzzirisum stupena? La scomparsa delle balene bianche. Din exafanisi ton efkon phalenon. L'aria magra e grigia. Το λεπτό γκρίζο αέρα. Gli stagni congelati. Τις παγωμένες λίμνες. L'eclissi del sole. Την eclipsi του ήλιου. La pioggia, appuntita come matite. Την αιχμηρή βροχή. Il vento che trascina via i cani. Ton animo puparasiri schillus. Il mento rotto dell'iceberg. To spasmeno sagoni tu pagofumi. Le foglie blu sugli alberi. Ta blefina fanno sta vendra. La capra zoppica. To cazzini puzzeni. To cazzini puzzeni. I cervi a coda bianca. Che saltellano via. Dai l'occhio metti slefche su rese da pidurma cria. Le volpine del lontano. Ti sale punte sti spogliestus. Il vino rovesciato sulla tovaglia. To crassi chimeno sto trapezo mandilo. Io vedo questo mito come qualcosa che appartiene ai nostri tempi.
In un certo senso il mito di Persefone è presente ancora oggi. Lo incontriamo nei giornali, nella vita di tutti i giorni. Il mio lavoro ha dei riferimenti all'antichità, ma anche al presente. Non si tratta però di un lavoro al di fuori dal tempo, quanto piuttosto di un lavoro pieno di tempo. The tick-tock of the rocks! Un gesto salomonico. Faccio ritornare sulla terra Persefone e le dico, beh, puoi tornare per un certo periodo, che corrisponde un po' al periodo della rinascita della natura, alla primavera, e per il resto dell'anno stai con tuo marito, Ade, che sta negli inferi. No matter where I am, I'm not all there. Months I live in a wasteland. I miss my mother's hands on my face. Six months I live on sunny, undulating hills. My body blooms like a hibiscus. I miss my husband. I miss the darkness of his cheek when he hasn't shaved. Non ho mai studiato teatro, ho studiato architettura e pittura e i miei lavori nascono dalle arti figurative. La prima volta che sono andato al teatro non mi è piaciuto e ancora oggi nella maggior parte dei casi il teatro non mi piace. Mi riferisco al teatro occidentale, mi sento molto più vicino al teatro orientale in quanto dà più importanza all'elemento figurativo, ai gesti e ai movimenti, come ad esempio il modo di camminare e di stare seduti. Non mi interessa il naturalismo, mi interessa ciò che è artificiale, mi interessa il modo formale di presentare le cose. Penso che negli ultimi anni sono stato influenzato molto di più da ciò che ho visto in Estremo Oriente, dal teatro indonesiano, da quello indiano e africano, piuttosto che dalla cultura e dalla tradizione teatrale del mio paese. In questo lavoro faccio la parte di un vecchio. Potrei essere Omero o T.S. Eliot. Il personaggio che ho in mente per il prologo, che è il momento in cui io parlo di più, è un uomo molto vecchio che ha raccontato quella storia mille volte. Il punto di riferimento è l'immagine di un vecchio attore che ho visto in Giappone. Al teatro no. Era così vecchio che per salire sul palco doveva essere aiutato. Non riusciva nemmeno a stare in piedi da solo. È una figura che rappresenta un mio mito personale. Forse non c'entra nulla con la storia rappresentata, sempre che ve ne sia una.
Una delle indicazioni che Wilson è solito dare è di essere più interiori, di sottrarre. Più o meno l'opposto sarebbe Las Vegas, estroversa. Lui vuole una recitazione molto interiore. La prima volta che ho lavorato con lui avevo circa 26 anni, ricordo di avergli chiesto come vado. E lui molto, fa molto freddo. È troppo, è troppo. Bisogna imparare a fare di meno, arrivare a un movimento estremamente minimale. Io continuo a usare il metodo di Stanislavski, solo che non è necessario adattarlo alla storia, perché in un lavoro di Bob Wilson esistono infinite narrazioni. She cast down from both her shoulders and sped like a wild bird over the firm and yielding sea. Her shoulders and sped like a wild bird. Gli attori servono a presentare idee e concetti ad un pubblico. Lavoro con loro sugli aspetti tecnici e sulla presentazione esteriore. Discutiamo dei tempi, questo è più lento, questo è più veloce, questo è più interiore, questo è più esteriore, questo va detto a voce più alta, questo a voce più bassa. Non parlo mai di interpretazione, non gli chiedo mai che cosa pensano, né voglio sapere cosa pensano. Non voglio che insistano troppo sulle loro idee, perché voglio avere le mie idee. Gli chiedo di essere aperti. La molla che spinge ad essere artisti è quella di porre delle domande, vale a dire cos'è questo? Ma non bisogna mai dire che cos'è. Se rispondi alla domanda che cos'è questo, allora è finita, non c'è più bisogno di dire o fare nulla. Molto del nostro lavoro assomiglia a quello di un attore su un set cinematografico. Spesso dobbiamo ricordare di tenere un dito sotto la luce. E con il trucco, tante volte, dobbiamo mettere in risalto una parte del corpo che dovrà essere illuminata. Ci sono tanti elementi che ricordano la tecnica cinematografica, come posizionarsi esattamente in determinati punti di luce. Si tratta di un lavoro fortemente visivo. Molti di voi sono danzatori e questo dà allo spettacolo una forte fisicità. Per me lo spazio è qualcosa di orizzontale, che accade qui. Il tempo invece è qualcosa di verticale, si estende dal cielo fino al centro della terra. Questa croce, formata dal tempo e dallo spazio, è l'architettura del tutto.
È nei quadri di Vermeer, nel modo in cui suoni Mozart al pianoforte, nel modo in cui canti, cammini, parli, nel modo in cui fai un tavolo o costruisci una città. Curare le luci per Bob vuol dire soprattutto esattezza, precisione. Illuminiamo solo quello che vogliamo vedere. Il metodo di Bob somiglia molto alla creazione di un quadro. È come dipingere con la luce, fare una scultura tridimensionale. In uno spettacolo ci sono tantissimi cambiamenti. Ad esempio, lo spettacolo che stiamo facendo dura 65-70 minuti e prevede 175 cambi di luci. Ce n'è uno ogni 20 o 30 secondi. Ogni volta che succede qualcosa che richiede un cambiamento di luce, noi interveniamo. E inoltre, deve essere tutto molto pulito, linee, forme precise. Bob non fa che ripetere che tutto deve accadere con precisione. Vogliamo vedere solo quello che abbiamo previsto che il pubblico veda. Adesso, ad esempio, sto curando molto il fondale. Voglio che sia perfetto. C'è una sfumatura graduale, come nell'acquarello. Dal basso e dall'alto i toni si fondono a formare un'unica cosa. Poi ci sono le luci orientate che devono essere molto precise. Quando puntiamo una luce, questa è scelta in modo specifico per l'oggetto o per la persona alla quale è destinata. Uno spettacolo di Wilson richiede molto tempo, più di un normale spettacolo teatrale. Alcuni spettacoli vengono preparati appena in un giorno. Invece noi, sia per il particolare carattere visuale, sia per l'apparato tecnologico che questo richiede, dobbiamo essere, ripeto, estremamente puliti, esatti, precisi. Per questo motivo c'è un team di persone che lavora insieme, fa un progetto, si riunisce, si organizza il tutto e lo si sviluppa. E alla fine dal caos esce un prodotto pulito e uniforme. Vi sembrerà strano, ma per me le cose più sono artificiali e più sono naturali, e quindi più vicine alla natura. Ogni volta che vedo un'opera di Tennessee Williams o qualche altra delle nostre commedie naturalistiche, penso sempre che il tutto sia basato su una menzogna. Se invece accetto il mio teatro come qualcosa di artificiale, in un certo senso il risultato è una verità diversa, sicuramente più vicina alla natura. Se vedo uno spettacolo di teatro se vedo un attore che cammina in maniera molto artificiale sul palcoscenico, se gli parla ed è vestito in maniera molto artificiale, se insomma tutto è artificiale, è molto più vicino alla natura di quanto accada guardando le opere naturalistiche occidentali. Questa qua è la corona di Zeus. Guardandolo uno dovrebbe pensare che va con la parte, questa parte superiore. No, invece no. Sta in giù e copre un occhio. Quindi cammina con questa corona, con questi coturni altissimi su questa terra, per cui diventa molto difficile, eccole qua, questi coturni. E poi in realtà sono delle scarpe giapponesi acquistate in Giappone e qui è stato aggiunto questa parte inferiore in modo tale da creare una sorta di rapporto tra i coturni e la scarpa giapponese. E poi sulla mano sinistra ha questa scatola, il cui funzionamento è, adesso vi faccio vedere, è questo.
si accende e cammina così, bang, 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 bang. Quindi è un personaggio appunto contraddittorio, grande potere ma con difficoltà proprio a deambulare, a camminare. Questo, come ti dicevo, è il materiale con cui è rivestito praticamente tutto il palcoscenico. È coperto il palcoscenico in questa corteccia di pino, di abete, di solito è trinciato più fine. È l'elemento, diciamo, forte dello spettacolo. Non è la prima volta che Wilson usa un materiale come una pavimentazione abbastanza particolare. Credo venga soprattutto da questo suo lavoro. Riguardo all'installazione, penso alla Biennale di Venezia piuttosto che altre pavimentazioni in sabbia su cui camminava anche il pubblico. Quindi elemento abbastanza instabile, questa pulizia, questa scatola nera, questi fondali molto puliti, questa immagine con un fondo che in qualche modo sia il più naturale e grezzo possibile. Wilson è una persona che progetta, dalla regia alle luci, agli oggetti sono sempre quasi sempre disegnati da lui. Infatti questo è uno dei rarissimi casi in cui appunto trovi una bicicletta, il nanetto che dicevo, di cui vi parlavo prima, abbiamo questa pietra che è il cuscino di Persefone. Altra cosa invece pensata apposta e fatta realizzare per questo spettacolo è questa seggiola per il prologo, mentre è una roccia sezionata e tagliata, mostrare questo aspetto estremamente curato ed estremamente pulito del taglio con invece una matericità della superficie. A volte lavoro di contrappunto. Se ad esempio ho un computer, lo metto su un como barocco. Se sul como barocco ci metto un candelabro barocco, il risultato è diverso. Forse è più facile vedere il computer e il como barocco insieme di quanto lo sia vedere i due oggetti barocchi insieme. Una cosa mi serve a vedere meglio l'altra. Mi servo spesso della tecnica del contrappunto. Our imagined intervention. They need our glory. We need their praise. Eleusinion polemon ke philopinenin. Give her of good gifts and bring her of seasons. En enalilisi synaxousi mata panta. Restore the earth to its first morning. Imide dimitir timaukos. Or you, like us, shall perish. Είτε μέγιστον αθανάτης κνητήσει τον εάρ και κάρμα τέτοικτε.